Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. In questo video volevo provare con voi i nuovi prodotti di Astra che mi sono arrivati e invece che fare un haul un po' monotono, diciamo, ho voluto testarli direttamente con voi in modo che possiamo anche valutare la vera efficacia di questi prodotti e soprattutto come si comportano effettivamente se mantengono le promesse. E il tutto io credo che sia soprattutto per una base glow makeup perché è tutto abbastanza luminoso, diciamo, cioè, molte cangiante. Quindi cominciamo subito. Allora, io ok, ho fatto la coda così siamo tutti più ordinati, più o meno, perché c'ho sti cosi qua che vabbè. Cominciamo con il prodotto e diciamo che è la base, tipo un primer, che però non è un primer. È una base illuminante subliminale. Questa qui è proprio liquida praticamente. Proprio liquida e contiene, non so se li vedete, aspettate che se no mi metto a fuoco la mia faccia. Contiene tutti i pezzettini di oro, che, vabbè, finché si può. Oro 24 carati, c'è scritto, ma va bene. Poi c'è senza nickel, è una base illuminante comunque. Ah, dovrebbe sapere di rosa. Sentiamo se sa di rosa. Sa di rosa. Non mi piace applicare le cose profumate sul viso perché diciamo che se si ha la pelle particolarmente delicata è sempre un'incognita perché vi si può irritare comunque perché le fragranze hanno dentro, a parte alcol, ma hanno dentro ingredienti che comunque non vanno proprio compatibili con la pelle. Cioè, vedete che mi sta. Mi si sta. No, il profumo è buonissimo. Cioè, il profumo è veramente qualcosa di wow. Che dire, la base è sicuramente luminosa, perché cioè la vedo proprio, è molto luminosa. Adesso da qua non è che si vede perché non ho chissà quali luci, però lo vedo io che sono abituata a vederla, quindi su questa l'unica roba è che io non so quanto possa far bene magari applicarlo tutti i giorni, perché comunque è un, sì, c'è scritto che si abbina alla skincare, però fino a un certo punto, cioè secondo me è più un primer, diciamo, che una crema idratante, quindi su quello vabbè, però noi testiamolo così. Allora, io su questo, a parte non so gli sfoghi che magari potrebbero venire, però così da primo impatto gli darei un 8. Questo prodotto qui, che è il Lumino Drops illuminante liquido, lo voglio applicare prima. Perché essendo comunque colorato non vorrei che dopo mi scombina la base, quindi io lo applico prima, tipo qui, nei punti diciamo dove tap tap tap, qui, qui. Altro acquisto è la Beauty Blender, questa qui. Dato che mi avete bastonato perché io uso il pennello, ma è più comodo la Beauty Blender. Ah, l'ho acquistata, si è già quasi rotta a lavarla al primo lavaggio. Però vabbè, io lo porto tipo così, cioè faccio una C, diciamo, intorno all'occhio, in modo che sia molto più. Capelli, grazie. Più uniforme e più naturale comunque. Quindi così. Allora, ho notato che si secca, quindi c'è, vedete, tipo io qua tampono, però il segno sul naso mi resta. Quindi quello l'ho notato, quindi è un prodotto che va steso e subito sfumato, diciamo, non può rimanere lì a lungo. Allora, luminoso è luminoso, senz'altro. Non so se applicandolo dopo possa creare problemi. E ora invece l'ultimo, diciamo che passiamo al fondotinta, che è questo qua, The Universal Foundation, effetto pede nuda, ultra light e natural glow finish, quindi dovrebbe essere luminosissimo già lui, per quello che ho evitato di metterci le goccine. Io ho preso la colorazione 02 W. Sprechiamolo, vediamo com'è la consistenza. È molto denso. Molto denso, come fa a essere luminoso se è così denso? È veramente denso, sembra un correttore quasi da denso, che
Vedete? Ora applichiamolo sul viso e speriamo che sia bello. Che se no, un problema. Ho fatto. La colorazione è perfetta. Quindi su quello cioè, gli do un 10 sulla colorazione perché è veramente perfetta. Soprattutto è perfetta dato che è quasi trasparente. Quindi è difficile sbagliare. Perché è veramente pochissimo coprente, ma proprio poco. Ha, diciamo, uniformato l'insieme. Quindi. È un po' più omogenea la situazione, sembra molto infatti effetto pelle nuda, perché io potrei benissimo avere una pelle così con comunque delle imperfezioni che si intravedono. È veramente luminoso, non so se vedete, ma io sto accecando il vicino di casa praticamente perché rifletto la luce. Ora io proverei, sapete cosa? Ad applicarlo col pennello, poco, quindi magari, dato che c'è scritto che è modulabile comunque. Quindi io farei un secondo strato, ma leggero proprio, per vedere col pennello come si comporta. Allora, non è modulabile, su quello io gli darei un 4, perché io non ho visto modulabile, cioè sono come prima e solo più uniforme, quindi non è che copre più ne metti. No, dà solo più uniformità. Però, allora, effetto pelle nuda è vero, glow finish è vero, ultra light è vero. Skin Perfection, quindi perfeziona la pelle, non lo copre, è vero, quindi mantiene effettivamente tutte le descrizioni che c'è scritto. Quindi io gli darei anche un 7,5, diciamo. Anche per il prezzo che ha, poi tra il resto gli darei anche un 8, obiettivamente, perché costa pochissimo. Quindi è molto. Ha un po' appiccica, però non si trasferisce, vedo. Quindi. Ci sta. Ok, ho finito un attimo la base, ho anche un attimo settato il tutto con un po' di cipria per vedere, a parte perché mi dava poca fiducia, perché io avrei poco, cioè me lo sentivo che si spostava, e anche per vedere se restava luminoso comunque settandolo, perché sì, no, cioè buoni tutti. Allora, mi è arrivata questa matitone, diciamo. È tipo una matita ombretto, quindi un casuale. Il problema è che è grigio. Tra tutti i colori, il grigio. E lo vado un attimo a stendere proprio per vedere come dire, come reagisce, perché so già che non mi sta bene il grigio. La stesura, diciamo che non è proprio la più morbida che io abbia mai sentito in un matitone occhi. Cioè, se io dovessi proprio sfiorare la pelle, non scrive. Quindi è. Bisogna un attimo dare pressione, ecco, diciamo. Ora aspettate che provo a sfumare e vedete che effettivamente è stabile. Quindi, cioè, allora, è particolarmente difficile da sfumare perché una volta che lo applicate si fissa totalmente alla palpebra. Però è comodo perché non vi si sposta, quindi durante il giorno dove mettete questa matita vi resta. Quindi a questa io alla fine gli do un 5, sinceramente sì. Al di fuori del colore, che ok, da un 6 perché comunque resta lì, su quello è appurato. Ora io ho questo che è il Pure Beauty Mosaic Face Power. È una, diciamo, terra abbronzante, un bronzer, come vedete ha forma di mosaico, quindi ha dentro diversi colori, diciamo, sempre sui toni caldi della terra. E la cosa è che è 90% di origine naturale, obiettivamente avrebbe fatto più senso, cioè sarebbe stato meglio se questo 90% origine naturale sarebbe stato magari su un fondotinta, perché comunque la terra non è che te la applichi. Sì. Quindi, a parte che è polverosissima, però vabbè, ok. Ora, però, ok. È molto scrivente. Adesso la applico magari. Cioè, io bianca, poi vabbè. Beh, dai. Come risultato ci sta. È luminosa, perché tra il resto è pure luminosa. Qua è venuta la macchia, porco cane. E anche di qua adesso, perfetto. Allora, voto finale io gli darei un 8. Il finish mi piace perché è luminoso e contiene soprattutto. Cioè, vedete che c'è del leggero rosa. C'è il marroncino, cioè ci sta, è naturale.
Quindi a questa alla fine gli do un 8. Ora passerei al blush, che effettivamente in questo momento non mi servirebbe perché ho già la terra che mi fa da blush, però questo qui, che è un effetto matte, perché è totalmente matte, è il numero 02. È un color abbastanza scuretto, diciamo, cioè è un color, preleviamolo, sicuramente farà esatto, quindi bisogna battere anche questo. È molto più scrivente dell'altro, sarà che è un colore comunque scuro? Valaca roba! È tanto scrivente. Voto 7, anzi, visto che qua non abbiamo concluso niente col make-up occhi. Cioè, vedete? E l'ho battuto pure questo, eh. Cioè, potrebbe benissimo essere un ombretto per la scrivenza che ha, però capite che sull'occhio è un conto. Sul viso vi fa macchia comunque, cioè. È troppo scrivente, per quello che scendo un attimo a 7. Poi, colore è. Sì, colore ci sta, perché comunque è il colore della cialdina, non. Niente da dire, il colore della cialdina. Quindi, voto finale 7. Come vedete, io l'ho applicato sugli occhi ed è un ombretto. Quindi è per quello che gli do un voto più basso, perché, cioè, immaginatevi se vi succede una macchia del genere sul viso, a voglia prima di sfumarla. Quindi è per quello che resta un minimo bassa. Ok, ora l'ultimo prodotto è il mascara, che è l'Instant Curls. Questo qua, rosa. Si mette sempre il prezzo qua sotto, mascara volume più incurvatura. Allora, lo scovolino direi che, vedete, resta pulito perché ci sono scovolini cicciottelli così che però si ungono di cosa. Quindi lo scovolino ci sta. Ora, vediamo l'applicazione. Allora, non è tanto nero. Cioè, non è ultra nero. Questo è l'effetto con una passata. Questo è l'effetto con due passate. Quindi si nota. Quindi è gradevole alla vista, diciamo. Perché cioè, vedete la differenza? Si vede quale occhio ho applicato il mascara. Perché le mie ciglia sono bianche. Quindi su quello ci sta. Ho fatto il secondo occhio. E essendomi che col secondo occhio mi sono messa nella posizione un po' più naturale nel farla, non dritta a 2 km. È venuto molto meglio il secondo occhio a una passata, perché questo ha una passata. Sono venute belle curvate, quindi ho un 8. Good. Ora ho fatto e io tirerei le conclusioni. Ho messo un attimo un gloss perché era oscena la visione che avevate. Già gli occhi va bene, però ok. Ora, dicevo, nel complesso questi prodotti costano poco, quindi ci sta per quello che valgono, perché il risultato a me comunque la base piace. Perché è naturalissima, cioè io potrei benissimo essere senza trucco in questo momento, quindi ci sta, la base ci sta, fammi vedere. Ovviamente settandola non s'appiccica più, quindi. Allora, rieccomi qua, sono passate 5 ore da quando ho realizzato il make-up e voglio fare questa, diciamo, parentesi extra che non avevo pianificato, perché voglio farvi vedere come si comporta il fondotinta dopo un paio di ore. Come potete vedere, io sono particolarmente lucida in tutto il viso, nonostante avessi opacizzato con la cipria. Moto. Quindi diciamo che non lo so, la valutazione che ho dato prima forse scende di un po', perché anche in queste zone qua, io contate che non ho indossato la mascherina perché sono stata a casa tutto il tempo, ho solo pranzato nel frattempo, però come vedete qui è praticamente è venuto via, cioè in tutta questa zona qua è venuto via tutto praticamente. Io credo che sia anche dovuto dall'olio, quello che avevamo messo questo qua, che probabilmente rende lucido, però come vedete è troppo lucido per i miei gusti, cioè va bene essere glow, però è un po' troppo glow in questo momento. Quindi ho voluto solo fare questa parentesi per aggiornarvi nella durata comunque dei prodotti, perché è anche da valutare questo, perché ho capito che magari al primo impatto possono essere validi, però bisogna vedere dopo un paio di ore come si comportano, perché nessuno si trucca per starci un'ora e dopo struccarsi, a meno che non si faccia un video. Quindi
ritorno, cioè vi lascio alla me del passato che chiude il video e io mi vado a struccare. Quindi detto questo, io spero che questo video possa esservi stato utile in qualcosa e sotto comunque nell'info box vi lascio tutti i link per questi prodotti che ho usato io e ovviamente anche il sito Astra. Vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi altri video e a mettere mi piace se questo video vi è piaciuto e non mi piace se non vi è piaciuto. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questi prodotti qua e qual è il vostro preferito. Io vi mando un bacio, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!